Come l'ho scoperto? L'ho scoperto con una certa esaltazione molto tardi, troppo tardi, nel momento in cui facevamo delle piccole prove di monitoraggio per i miei figli su i cosiddetti disturbi dell'apprendimento o della concentrazione che a scuola qualcuno potrebbe... Oggi c'è questa cultura, oggi c'è questa predisposizione, questa preparazione. Notiamo che il ragazzo fa così, è sveglio ma ha difficoltà su questa cosa, si parla magari di piccole cose, ma è meglio guardare, è meglio controllare. Allora noi siamo andati... Io conoscevo la parola dislessia, sapevo anche vagamente che cosa comportava, ma non sapevo che esistesse quell'altra parola che per me è stata assolutamente, si può dire, escatologica. Cosa vuol dire? Mi piace la parola, però non è, mi è venuta quella. Volevo dire esaustiva, ma escatologica, non so. Escaton, non è che vuol dire uscire dalla scatola, però credo che no, però è stata sicuramente significativa. La diciamo, dottoressa in questione nominò la discalculia. E io gli ho detto: momento, ma esiste anche una dislessia con i calcoli? Certo. E allora ho schiacciato il tasto reverse, ho guardato, sono tornato indietro e mi sono visto nel 1970. Il piccolo Davide deve cominciare ad andare in prima elementare. Le maestre amiche di mamma che frequentano casa dicono: è sveglio, è in gamba, guarda, legge già qualcosa sui libri di animali e guarda, guarda, mi ha detto Scaeurgus tetracirrus, mi ha detto Diornix maximus, parla anche già latino, è bravo, è un genio, è un grandissimo, guarda, scrive già la riga di U, la riga di O con la zia Nora, quindi vedrai, non avrà problemi. Era vero, riuscivo anche a immagazzinare dialetti che provenivano da altre latitudini, dal sud, la baronessa di Carini, le canzoni di Tony Sant'Agata, sapevo imitare anche delle lingue non ben conosciute se in qualche modo quando il Papa faceva la benedizione a Pasqua, io mi appassionavo e dicevo cose che probabilmente erano in lingua Swahili o roba del genere. Quindi che problemi vuoi che abbia il ragazzo? Infatti il primo ottobre del 1970 con la maestra Angioletta, che saluto, pace all'anima sua, io devo scrivere 1 ottobre 1970 e uva, chissà perché si cominciava dalla U, ma comunque uva, e disegnare gli acini d'uva con il grappolo. Io lo faccio con rapidità perché il mio addestramento con la zia Nora era già stato abbastanza sostenuto e quindi fischio. E la maestra mi dice: Davide, vuoi forse fare un giretto fuori? E io: grazie maestra, fuori. Rientro, tutto bene? Sì, sì. Ok, e avevo finito, quindi vuoi forse fare un altro giretto? Lì ho capito che essere pirla non c'entra con l'essere discalculico e questo lo volevo mettere in chiaro subito. Quindi niente da dire, scrive le U, scrive le O e poi comincia a scrivere una riga di 1, una riga di 2, una riga di 3, di 4, di 5, di 10. E i numeri mi sono simpatici, però hanno per me una valenza, come dire, epica. L'uno ha un certo aspetto, è militare, è maschile, è fallico, il due è più femminile, il tre è quasi un'apertura a rondine, però se lo giri, ma dall'altra parte è anche la metà di un otto e la mia testa comincia a lavorare. Quando cominciano i primi calcoli, uno più uno uguale due, fin lì capisci, poi comincia e piano piano però cominciano i drammi. E mi rendo conto che se da una parte c'è una grande passione, una grande velocità nell'apprendere, nell'impazienza anche di voler raccontare dopo aver assolutamente assorbito storie, vicende, letture e così via,
dall'altra parte c'è un mondo che non è sovrapponibile a quello cosiddetto normale. E se ne accorgono anche le maestre, ma non c'erano gli accorgimenti odierni, quindi non è attento, la matematica non gli piace e allora è distratto. Dopo un po', passa la prima, passa la seconda, i calcoli cominciano a diventare anche un pochettino più complicati, poi ci sono di mezzo le divisioni. Adesso io non so quanti di voi oggi come oggi, a meno che non lavorino nel settore lì da incubo delle divisioni, però provate a fare una divisione senza calcolatrice, mi dite, non è così facile, poi io non riuscivo neanche a stare in fila sotto il giusto, quindi andava tutto fuori. Per me quella cosa non era comprensibile, per le maestre ero uno che le stava prendendo in giro. Perché? Perché lo stesso che ha scritto questo tema non può non essere capace di fare questo conto, quindi non ragioni, non sei attento e non. E io ci credevo, e io credevo di avere un grosso problema. Cioè mi sembrava ci fosse una stregoneria che mi stava mettendo in difficoltà. Allora tutte le ricreazioni venivano saltate, non tutte ma svariate, perché vieni qua un attimo, la maestra magari si mangiava due biscotti, poi gli altri fuori, stavano fuori anche più del dovuto, vieni qui. Calcoli orali, perché non è possibile, io qualcosa devo dire a tua madre, insomma, cioè, tu vai al circolo e io cominciavo a visualizzare, io che scendo al circolo Fratellanza, vedo le persone, sento l'odore di tabacco stantio, vedo la balera fuori, vedo gente che bestemmia, che gioca a scopa e così via, e fa, comperi 5 ghiaccioli. E compero 5, quando mai? È fantascienza. Comperi, no, mia mamma al massimo uno... Ma in una giornata, due, è già uno forse alla sera, ma d'estate. No, ma tu li prendi perché fuori ci sono dei tuoi. No, miei amici non mi hanno mai chiesto un ghiacciolo in tutta la vita e non sarà oggi il giorno in cui. Ma tu adesso, Davide, mi devi. Tu entri e compri un pacchetto di cicche. E io, avete presente quando in Blade Runner deve fare l'interrogatorio al replicante, c'è una testuggine in mezzo al deserto, si ribalta, tu non la giri, come non la giro? Come non la giro? Fa, come un pacchetto di cicche, che gusto, non c'entra, come non c'entra? C'entra e come? Io quella liquirizia non le mangio, e allora le prendi alla menta, menta bianca o verde? O verdino, perché c'era verde, verdino e bianco, quella è verde, verde, e già lì la concentrazione, già l'aveva persa anche la maestra. Se nel pacchetto di cicche della Brooklyn tu hai 10 cicche, come 10? Adesso ne hanno portate a meno, sono 5, 7, 5, va bene, facciamo che sono 5 e 3 le dai, no, non esiste, se ho preso un pacchetto 3 le metto in bocca io, perché non c'erano ancora le Big Bubble, dovevo fare il pallone più grande. Quindi non mi può, alla fin dei conti io visualizzavo tutto troppo su quello che era, quindi non poteva fare l'esempio. Cioè Luigi, io quando ti facevano fare i problemi, sapendo che, io scrivevo dei, li inventavo io, scrivevo, sapendo che Luigino ha i genitori divorziati, e che la macchina di suo papà è rossa, quante emorroidi avrà suo nonno? E per me era la stessa cosa. Sapendo che Luigino al mercato ha comprato 3 zucche e che una l'ha persa per strada, era la stessa cosa. Adesso, questa roba è sdrammatizzante, ma per il bambino era drammatica, perché io dicevo, allora c'è qualcosa che non quadra, quello lì è un mondo stregato nel quale io non posso entrare e non posso, c'è qualcosa e sono come il nome della rosa, io stupido, cretino, oh, penitenzia agite, cosa devo fare? Io dicevo, immaginate quante volte nelle canzoni ho trattato le carte da scopa, queste immagini assolutamente epiche, no? E quanto mi è piaciuto vedere mio nonno, che era un grande giocatore di scopa finché la memoria lo ha sostenuto, e quante volte ci ho anche provato. Inaccessibile per me, inaccessibile. Una volta con un anziano, ho
provato, avevo circa 40 anni, e ho detto, e non avevo ancora scoperto questa cosa. Ma te dici che me hai carte? No, per me non ce la faccio. Ma invece che ti spieghi, dai. Allora, comincia, allora, guarda, se te sei de must get, No, se sei di mazzo devi fare, se non sei... No, gli ho detto questo. Dai, proviamo, ci siamo messi lì, abbiamo giocato una partita a scopa, ho vinto, mi ha detto, hai giocato talmente male che mi hai battuto perché io pensavo che solo un cretino giocasse queste carte. E infatti era il potere della mia confusione con i numeri, che io dicevo, questo qui, cioè, c'è un 7 perché non devo prenderlo. E quello là pensava e si è preso il 7, vorrà dire che c'è lì. Quando abbiamo provato in 4, addirittura, io sono qua, qui c'è l'altro, qui c'è l'altro, qui c'è l'altro. Io gioco una carta, gioca il mio avversario, gioca il mio socio. Prima ancora che giocasse questo, quello là mi aveva già mandato fanculo. E avevo giocato una carta sola su 10. Loro sapevano già tutto e lo stesso avveniva dove? Nel cimitero, che ti vergognavi e ti volevi sotterrare, perché loro, queste donnette che si stanno, mi aiuti a portare i figli, sì signora, vede, perché le nasce nel 45, è morto del Gabriel, non soltanto è morto che aveva, oggi avrebbe, cioè un conto in un attimo, con tre gerani marci, tam, ha fatto un conto che io ho detto, vado, devo andare via, stai bene, sei bianco, no, vado, è lo sforzo del sollevare i fiori, scappavo. Perché mi sentivo un imbecille. Arrivano le medie e ovviamente le medie cominciano, apri parentesi tonda, e io sono la lavagna, apri la quadra, apri la grafica. Dopo mi ricordo quel famoso giorno che apri e chiudi parentesi, a un certo punto il mio amico mi fa, ma gherame in giro una parentesi quadra che Verdun quardura fa? E io guardo e fa, sì, in due alla finita, oh cavolo! Cancella tutto. La professoressa, che poveretta, io me la ricordo, era di Cefalù, e che ha provato anche a sforzarsi, a cercare, ma anche lei notava, ma diceva, ma non è possibile che la stessa persona di cui mi parlano quando c'è la riunione dei professori, questo che ha fatto il tema tal dei tali, che ha detto tal cosa, qua sia, mi sta prendendo in giro. E io dicevo, no, ma è che proprio... Le radici quadrate, io guardavo Willy Coyote che faceva l'idiota, che adesso sei, Willy Coyote non è che sia proprio uno, cioè, al suo modo, però lui, anche lui, se doveva fare una trappola per bip bip, lo vedevi che pensava e faceva delle radici quadrate da astrofisico, e io dicevo, Madonna, guarda lì con che semplicità anche Willy Coyote li fa, e tu non riesci a trovare la parentesi quadra perduta. Passano le medie e io qui comincio a dire la cosa che è stata detta oggi, importantissima. Quindi, dopo la grande scoperta della discalculia, arrivata troppo tardi, ma che comunque mi ha fatto riguadagnare un pezzetto di autostima, oggi è arrivata l'altra fetta che mancava. Cioè che uno che è discalculico non è che può essere considerato solo, come dire, impacciato nel discorso dei calcoli, ma questa cosa si può ripercuotere anche su tante altre cose. Per esempio se fa il liceo classico, come ha fatto il sottoscritto, o per esempio nei momenti in cui hai delle cose che comunque sono abbastanza matematiche. Una di queste, la musica. Nel momento in cui siamo stati dentro con la dottoressa, mi sono trattenuto e quando siamo usciti ho fatto, vai, non ero un coglione, e vabbè, non ero un coglione, basta. Ho fatto proprio, hai presente quando Marco Tardelli, sembrano cretinate, ma hai presente? Ho detto, ma porca miseria, ecco svelato il grande regalo. Ma come tutti riuscimo, queste donnette? Quanto tempo fa questa cosa? Parliamo, poteva essere, cosa poteva essere? È un numero. Sette anni fa. Sette anni fa circa. Quindi, sì, quindi è molto recente. Sì, insomma. Molto recente. Avevi già fatto Sanremo, o no?
Sì, sì, fate sì, Sanremo. Infatti Sanremo non sapevo se ero arrivato terzo o quarto. Perché tanto per me non faceva differenza. No, non faceva differenza. Poi ho continuato a amare i numeri nella loro epicità. Ho cominciato a guardare anche... Io guardo tutti quei film, ma non per farmi male. Guardo i film tipo L'uomo che vide l'infinito, il grande matematico Ramanujan, e mi piace guardare questi film di matematici, di astrofisici, lo sai che anche quello su, come si chiamava, Stephen Hawking, quelli, soprattutto la fisica quantistica mi piace tantissimo perché mi sembra che nella clessidra delle cose che crediamo tutto possa essere mescolato e si aprono ipotesi, però... Pensiamo alle ripercussioni su una cosa come la musica, che ho la musica intesa come materia, e che uno dice, la cosa che ho odiato di più delle scuole medie è stata l'ora di musica, con una professoressa bellissima, con la quale avevo un rapporto di timore e anche di vergogna, perché io col flauto dolce o flauto a becco, o come lo nominano tutti, flauto del cazzo, perché è qualcosa più, che ti fanno suonare, perché è pratico, costa poco e lo devi, però non è che sia, è un suono che dopo quello del flessibile è uno tra i più e vabbè, e io mi mettevo lì, facevo tutte le sigle della TV da solo, facevo jazz, andavo in bagno, però quando c'era Au clair de la lune, mon ami Piero, io la imparavo a memoria, ma lei mi ha messo lì una volta fra Martino, io ho suonato quella lì, perché io non leggevo una nota, e poi tutte le cose, tre quarti, quattro quarti, quando Battiato dice al ritmo di sette ottavi, ma sette ottavi nella mia testa, ma sai che cosa vuol dire al ritmo di sette ottavi? Io potrei fartelo se lo sento, ma io non posso capire com'è un ritmo di sette ottavi, ma non potrò mai. Tutte le cose che mi dicono, se sei uno che vai anche a tempo, mi dice, tu, quando sono arrivati gli esami di terza media, che io me la sono cavata anche benino nonostante la matematica, che ce l'ho fatta perché comunque ce l'ho fatta, la professoressa di musica, guardando quello di applicazioni tecniche, disse, io guardo, non so nemmeno cosa chiedergli e non so neanche cosa dire. Dai Davide, la saprai una canzone? Ho preso il flauto, ho fatto... ma lo suona il coso, io non voglio neanche parlarne. Fa, dai Davide, insomma, abbiamo capito che tanto alla fine dei conti non farai di certo il musicista. E io ho detto, appunto...